ringrazio moltissimo Lector di Favole e tutte le istituzioni, tantissime, che hanno contribuito a questi giorni così importanti. Sono veramente felice di essere qui. Non posso che ringraziare tutti, cedo la parola, mi siedo. Vi chiedo scusa, signore, mi dovrò mettere delle lenti da sole perché ho un problema agli occhi, quindi mi dispiace. Siamo noi che diamo il benvenuto alla professoressa Eva Cantarella, giurista, classicista, che noi conosciamo per i suoi studi, ricordiamo i suoi numerosi studi e saggi, ricordiamo quello sui supplizi capitali o quelli sulla figura femminile e la sessualità, per esempio Secondo Natura, la bisessualità nel mondo antico, o gli studenti del classico qui presenti ricorderanno sicuramente, alcuni l'hanno letto e amato, apprezzato, Passato prossimo o Tacita muta e altri studi, insomma non li riassumo perché sarebbero troppi. La professoressa, come tutti gli ospiti di Lector, ha scelto come parola pubblica. L'uomo antico, l'uomo greco, è per definizione aristotelica animale politico, ovvero trova il suo essere in quanto parte di una polis, di cui è parte. Come questa partecipazione politica era talmente importante che la tradizione ricorda addirittura una legge attribuita a Solone che prevedeva la morte nel caso in cui un cittadino si fosse mantenuto neutrale in caso di una guerra civile, in caso di stasis, per usare una parola greca. La partecipazione attiva alla vita politica si concretizza anche e soprattutto nella presa di parola. La presa di parola è per un greco un fatto concreto, una modalità operativa, è un modo di agire. La presa di parola dell'assemblea genera un comportamento attivo, quindi non solo nell'azione, nel prendere le armi, ma anche con la parola il greco agisce, il mondo antico agisce. E questo lascio la parola alla professoressa. Grazie mille per questa gentile introduzione. Allora entro subito in medias res perché abbiamo il tempo un po' contingentato e vorrei lasciare spazio a voi e alle vostre domande, se ne avete. Allora, la prima cosa è perché ho scelto, di fronte a queste parole che dobbiamo, parole della democrazia, da reinventare. Ecco, da le prime parole, vabbè, dobbiamo ripensare a queste parole della democrazia. Perché ho pensato a parola pubblica? Beh, ho pensato a parola pubblica perché, essendo io una storica, un antichista in particolare, cito una collega che mi fa molto piacere citare, che spero poi parlo agli studenti, visto che la grande maggioranza dei presenti sono studenti, avrei piacere anche imparare a conoscere attraverso, se non la conoscete ancora, attraverso i suoi scritti. Era Nicole Loro, grande studiosa soprattutto, ma non solo, della condizione femminile. E Nicole Loro una volta scrisse, noi storici tutti siamo come dei viaggiatori nel tempo, perché noi andiamo continuamente avanti e indietro fra il presente e il passato, un passato che può essere quello di un secolo fa, oppure di molti, molti secoli, addirittura millenni fa, e questo è vero. Noi proprio per mestiere siamo abituati, qualunque cosa succeda, almeno io vedo, mi capita quotidianamente, leggo il giornale o una cosa e immediatamente penso a com'era, come poteva essere, come potevano viverla, nel mio caso, i greci e i romani. Questa sera vi parlo dei greci in particolare. Allora, perché mi è venuta in mente parola pubblica? Intendendo per pubblica, parliamo della Grecia, quindi oggi è diverso il discorso, i luoghi e le istituzioni, intendendo per pubblica la parola che viene usata nei luoghi della discussione e della deliberazione delle questioni di interesse pubblico. Che, come voi sapete benissimo, la Grecia era una democrazia diretta e quindi qual era il luogo nel quale si discutevano e si prendevano le deliberazioni di pubblico interesse? Ovviamente ad Atene l'Ecclesia, l'Assemblea.
europea. E quindi io ho pensato proprio, rileggendo proprio quello che accadeva, ascoltando televisione, radio e quelli dei giornali, quello che è accaduto negli ultimi tempi, mi è venuto in mente questo perché. Perché naturalmente i greci, come sempre direi, sono stati i primi in Occidente che hanno ragionato su questo, sul valore, sul potere e sui rischi della parola pubblica, perché la parola pubblica è esposta dei rischi, perché della parola pubblica si può usare e si può abusare, cioè si può fare buon uso e cattivo uso della parola, in generale della parola, in particolare della parola pubblica, che è quella che oggi ci interessa. Che allora, pensando al presente, io ho pensato di parlarvi della parola pubblica nell'antichità. Allora, il potere della parola, ecco, è inutile che vi dica che sapete benissimo l'importanza della parola nel mondo greco. Io direi, attenzione, io qui oggi vorrei parlarvi dell'uso e dei limiti posti all'uso del che cos'è la parresia, ve lo sapete benissimo. Nella Grecia delle polis e nella Grecia democratica, diventata democratica, la parresia, come dice il suo nome, è il diritto di tutti i cittadini, inutile dirvi che non tutti sono cittadini, ma i maschi adulti, eccetera, liberi naturalmente, possono partecipare all'ecclesia, alle deliberazioni pubbliche, ai tribunali, dicendo tutto quello che vogliono. Come sapete, parresia, la radice re è la radice di femi, no? Parlare, passa tutto, dire poi diventa parresia, dire tutto, il diritto di dire tutto. E voi sapete anche che la parresia è, come dire, è il simbolo stesso per i greci della libertà e dell'uguaglianza. Per i greci della polis democratica, però io vorrei partire un po' più indietro, perché attenzione, i greci sul valore della parola cominciano a ragionare e a darci testimonianza dell'importanza della parola in un'epoca in cui la Grecia non è ancora democratica, quando le prime testimonianze sono, come ovvio, no? In Omero, società estremamente competitiva, quella degli agathoi omerici, dove i valori, non esistono ancora i valori collaborativi come giustizia, perché quello è un mondo nel quale, come probabilmente sapete, io chiedo scusa ai colleghi, io parlo fondamentalmente, i colleghi che gentilmente sono qui, parlo ai ragazzi, agli studenti fondamentalmente, che forse lo sanno già anche loro, ma insomma, i valori della società omerica sono estremamente competitivi. Chi è la cazzossa? È quello che riesce a imporre la sua domanda. Attenzione, dove la impone? La impone in guerra, la impone in guerra, quindi le virtù che deve avere sono la forza fisica, e il coraggio, ma non basta, perché è molto importante per poter imporre la propria timè. La timè è la stima sociale che è proporzionale alla capacità che hai di importi, e beh, è importantissimo nelle assemblee. Voi sapete che in Omero ci sono già, no? C'è già la Gorè, che è il luogo appunto di incontro di tutti, dove devo dire già allora tutti potevano parlare, però non era la stessa cosa, non c'era l'uguaglianza tra quelli che potevano parlare. Inutile che citi l'episodio di Tersite, poverino, che risulta a me, non è molto meno di Achille, viene inseguito da Ulisse con lo scettro, perché Tersite può parlare, ma non c'è. Ci sono delle istituzioni in Omero, come dice un grande studioso di Omero, vi consiglio, se non l'avete letto, sempre di leggere Il mondo di Odisseo di Moses Finlay, certo, che è un grande studioso, semplice, un libro chiaro come spesso fanno gli anglosassoni, bellissimo. E ci sono delle infieri già le istituzioni, in forma fluida, come dice lui, quelle che diventeranno le istituzioni della polis, quindi dell'assemblea. Nei poemi omerici le testimonianze di quanto è importante l'uso della parola sono moltissime. Allora, io non voglio leggervele tutte, ma non so neanche se le ritrovo, ma forse sì, eccole qui, per esempio. Ecco qui, per esempio, fra i tanti esempi, ecco, Fenice, che è incaricato dell'educazione di Achille, gli insegna come essere buon parlatore, oltre che operatore di opera, deve essere buon parlatore, perché se non hai questa capacità,
non sei una gazzosa nel senso vero, sei il più potente, il più forte. Toante è lodato perché nell'assemblea pochi danai lo vincevano quando i giovani di parole gareggiavano, vedete? C'era proprio questo gareggiare di parole per la conquista della Timea. E poi, attenzione, Ulisse. Perché Ulisse, qui lasciamo nell'Odissea, perché è il migliore? Ulisse è il migliore fra tutti i mortali per consiglio e per parola, oltre ad essere naturalmente forte, eccetera. Poi il consiglio di Ulisse, come sapete, è la mentis, che è qualcosa che si aggiunge più, però fa ancora più eroe, diciamo, nonostante poi ci sia l'aspetto negativo, ma adesso non possiamo entrare in questo discorso particolare. Attenzione, questi valori si trovano anche nella terra dei Feaci, nella terra mondo utopico, come sapete, ma proprio per questo è bene. Allora, Eurelo dice che quando un dio incorona di bellezza le parole di un uomo, tutti lo guardano affascinati. Egli parla sicuro con garbo soave brilla nelle assemblee. Ecco. Quindi solo chi possedeva anche la capacità di parola aveva prestigio sociale, cioè ne aveva più di altri. Ecco, per dirvi, ovunque, anche tra i lici, voi sapete, ricordate la storia del licio Ippoloco, cioè di Glauco, ricordate la storia di Glauco che scambia le armi con Diomede perché si scoprono ospiti antichi, anche se lui è un nemico, e il padre gli aveva detto quando partiva per Troia, che doveva essere fra tutti il migliore e il più bravo. Questo era l'obiettivo, e per essere il migliore e il più bravo dovevano avere la capacità di vincere gli altri. Allora, quello che volevo dire, in Omero, cioè nel mondo aristocratico, già prima della polis, la parola è importantissima perché, attenzione, qui non è strumento di uguaglianza, è strumento di potere, però è importante questo perché il discorso del potere della parola torna poi nella polis. Quando ci spostiamo di alcuni secoli, arriviamo appunto alla polis democratica e lì veramente, allora la parresia, parola non è frequentissima nei classici, ma c'è in un testo in particolare che mi piace ricordarvi, anzi sono due i testi che vorrei ricordarvi, di Euripide. Allora, uno è Ippolito. Allora, Ippolito, Fedra, nell'Ippolito di Euripide, dice che lei vorrebbe il suo, quando succede tutto quello che sapete, si scopre il suo amore per, prima ancora dice questo, che si scopre il suo amore per il figliastro Ippolito, che lei combatte con tutte le sue forze, perché dice: perché io voglio che i miei figli possano vivere liberi e fiorenti della loro parresia. C'è proprio la parola parresia, che vi dicevo non è frequentissimo. E quindi è questo, sono i versi 420-24, in cui appunto Fedra fa queste dichiarazioni. E pochi anni dopo, perché siamo poi nel 420 avanti Cristo, Euripide torna sull'argomento nelle supplici. Attenzione, e qui c'è Teseo, il re di Atene, che è il modello di capo democratico di una città di uomini liberi, si rivolge all'arauto di Creonte, tiranno di Tebe, e dice: la libertà sta nelle pubbliche assemblee, all'inizio delle quali si chiede a tutti i presenti. Chi vuol prendere la parola? Tutti, eh? Se ha qualche consiglio utile per il bene della città, e poi aggiunge, ci può essere un'uguaglianza migliore di questa. Quindi vedete, il diritto di parola nelle pubbliche assemblee, nei luoghi pubblici, è il simbolo stesso, è il segno della libertà e dell'uguaglianza. Quindi come è cambiato il valore della parola. Ecco. Però attenzione, il fatto che la parola sia il segno sia il diritto primo, come ce lo dice Fedra, è molto bello questo, volevo che i miei figli vivessero liberi nella loro parresia. Non significa che anche i greci dell'età classica non si rendessero conto del pericolo della parola se usata in modo, diciamo, non corretto. Attenzione, di questo si legge un passo molto interessante che i greci stessi citavano molto spesso, perché già in Omero c'è un fatto interessante. Quando Ulisse, astutissimo, quindi alla concorrenza anche ingannatore,
Nel 19° canto dell'Odissea, naturalmente, tornato a Itaca, arriva alla veste, alla regia in veste di mendicante, non viene riconosciuto. Penelope, che non sa ancora chi è, perché lui ancora non l'ha detto, gli chiede e lei dice: Sono un cretese. E Omero scrive: questo è Odissea 19, 204-205, dicendo molte menzogne, le faceva simili a eventi reali, trasformando la verità. È un verso celebre, molto citato dai greci, lo trovate, pensate, già in Esiodo nella Teologia. Sì, proprio, la famosa storiella del cretese, è cretese, lui. Nella Teogonia, poi in Senofane, ecco, perché è importante? Perché svela che la consapevolezza del valore, del potenziale valore ingannatore della parola, che può impedire, appunto, come dice questo verso di Omero, di distinguere a chi ascolta la realtà dalla menzogna. Io spero che voi capiate man mano che procedo le ragioni per cui ho scelto questo argomento, che è un argomento antico, lo trattiamo come riferimento ovviamente, però ci fa pensare a qualche cosa, no? Che può succedere o che succede o che è successo, purtroppo, e continuerà a succedere, probabilmente lo succede sempre in qualche misura anche oggi, nel mondo di oggi. Allora, però, qui vi voglio leggere una lunga citazione perché è importante. Il ragionamento sul valore ingannatore della parola prosegue e, naturalmente, anticipando di qualche secolo, Omero ovviamente anticipa in molti secoli quello che ce ne parlerà, l'autore più famoso che ci parla di questo, che è Gorgia, come sapete. Gorgia nasce nel 483 a.C. dell'encomio di Elena, siamo nel momento massimo del fiorire della Leontice. Scrive questo, è un'immagine bellissima: la parola è un gran dominatore, ha un corpo piccolissimo e invisibile, ma riesce a fare cose divine, calma la paura, elimina il dolore, suscita la gioia, con il suo incanto blandisce, persuade e trascina. Una piccola parentesi, pensate che la trascinazione delle parole, non solo delle parole, sapevano benissimo i greci che si poteva essere indotti a pensare cose sbagliate, e si arriva a dire che il testamento non vale se una persona è stata sedotta dalle parole. Allora, continua l'elogio di Gloria, dice: suscita gioia, con il suo incanto blandisce, persuade e trascina, influenza le scelte, modella l'animo di chi lo ascolta. E quindi siamo all'elogio della parola, no? Poi però dice, ma bisogna stare attenti, perché della parola divina, aggiunge Gorgia, si può anche fare un cattivo uso. Riprendo la citazione. Quante cose può far credere un falso discorso? Vedete già cosa aveva detto Omero, eh? A cui viene sviluppato il discorso, perché poi lui lo fa per giustificare Elena, no? Vabbè, non posso aprire troppe parentesi. Se tutti ricordassero quel che è accaduto nel passato, se tutti avessero coscienza delle cose presenti e si preoccupassero di quelle future, il falso discorso non avrebbe l'efficacia che ha su quelli che appunto non ricordano il passato, non ragionano sul presente e non pensano al futuro. Guardate che è impressionante leggere oggi queste cose come sono attuali. Ma la maggioranza non ricorda il passato e forma la sua opinione sull'impressione del momento. E questa impressione fallace e incerta coinvolge chi se ne serve in fallaci e incerte fortune. Il potere della persuasione, pur non avendo nell'apparenza, ha la potenza della ineluttabilità. Infatti un discorso che ha persuaso una mente costringe quella mente a credere alle parole e a consentire nei fatti. Di conseguenza, colui che ha persuaso è colpevole in quanto ha esercitato una costrizione, mentre che è stato persuaso in quanto costretto dalla forza della parola, logo e spenso, viene diffamato a torto. E poiché la persuasione della parola riesce a dare all'anima l'impronta che vuole, bisogna stare molto attenti, anzitutto quando si ascoltano i discorsi politici. Perché uno solo di questi, non ispirato a verità, ma scritto con arte, persuade da fuori. Tra la potenza della parola e
e la disposizione dell'anima c'è lo stesso rapporto che tra le medicine e la natura del corpo. Come certe medicine eliminano certi umori e troncano la malattia, mentre altri troncano la vita, così anche alcuni discorsi producono dolore, gioia, paura e coraggio nei genitori. Altri invece, con persuasione perversa, avvelenano l'anima e la stregano. Fine della lunga citazione, che però mi pareva molto importante. Allora, vedete, Gorgia elabora dal punto di vista filosofico il rapporto tra la parola e la formazione del volere. Ecco, e poi arriva alla conclusione che quale che sia stata, quindi Elena non è colpevole per essere andata a Troia, perché può averla fatta per una delle ragioni. Una è l'homo spezzo, la persuasione della parola, ne cito solo un'altra, l'altra che è invincibile, naturalmente Eros, e poi dice, ma non importa pure il volere degli dèi, ma non importa qual è stata, perché comunque lei non ha voluto. È molto importante questo momento di riflessione sulla volontarietà e involontarietà degli atti, che naturalmente comincia molto prima, c'è cioè già in Omero, comincia in Omero, ma insomma poi viene sviluppato. Ecco. Allora, io non ho guardato, io non posso guardare. Ecco, vabbè, no. Allora, dicevo, Gorgia non è peraltro il primo a occuparsi di questo problema, se n'era già occupato Solone, giustamente citato prima, perché Solone, si dice che Solone avesse citato questa legge di Solone nell'orazione di Eschine contro Timarco, e Solone dice che poiché l'uso pubblico della parola è l'uso della parola, è il segno della cittadinanza, bisogna, Eschine scrive, bisogna esserne degni. E non sono degni coloro che nel privato tengono comportamenti contrari all'etica pubblica, perché chi gestisce male il suo privato, parla di Oikos naturalmente, Eschine, l'Oikos è il privato, come sapete, gestirà ugualmente male la polis, vale a dire gli affari pubblici. Lo stesso uomo, infatti, non può essere cattivo nelle questioni private e buono in quelle pubbliche. Dunque non bisogna concedere la parola pubblica a chi abile e capace nel discorso, ma non nella vita. C'è da pensare su questo. Allora, naturalmente noi possiamo dubitare dell'autenticità della legge, non sappiamo le leggi attribuite a Solone quali siano, ma comunque il concetto è questo. E il concetto è questo, vedete, il problema è questo, nel paese al quale dobbiamo, il concetto stesso di democrazia e il diritto alla parola pubblica è il segno della democrazia e della libertà, e beh, si mettono dei limiti della parola pubblica proprio per il potere che ha e per i pericoli che abbiamo visto. E qui vi volevo dire due parole su un istituto, chiedo scusa di nuovo ai colleghi, ma forse gli studenti non hanno mai, non sanno vagamente che cos'è la docimasia. Docimasia, sapete? Vabbè, comunque per chi lo sa lo ripeto. La docimasia è uno scrutinio, è un interrogatorio che viene fatto, attenzione, ci sono tante docimasie, c'è la docimasia degli uomini politici, perché, attenzione, in modo diverso da quello che accade purtroppo oggi, i politici non vengono eletti dai cittadini, ma vengono sorteggiati, in Grecia è diverso, si discute perché c'è il sorteggio, comunque, tranne quelli per cui ci voleva una competenza specifica, certo che lo stratego deve avere una competenza specifica, ma l'arconte, per esempio, viene sorteggiato. Allora, siccome il cittadino non ha avuto modo di esprimere, di dire se questa persona secondo lui aveva le capacità, c'è la docimasia degli arconti, ce ne parla Aristotele nell'Atenaio Politei, ma c'è anche quella di cui, ecco, vorrei parlarvi anche, soprattutto forse, la docimasia retorica. Che cos'è? La docimasia di quelli che prendono la parola nell'assemblea, nell'ecclesia. Allora, abbiamo visto che si chiede chi vuole parlare, però attenzione, allora un momento, quali sono le domande che si fanno, l'esame che deve, al quale deve essere sottoposto l'uomo, il politico, diciamo, il magistrato, quindi l'equivalente del politico, il politico di allora, e chi prende la parola in assemblea? Le domande sono riportate da Aristotele e alcune riguardano la vita pubblica e sono molto importanti. La prima, hai pagato le tasse? Attuale anche questa, purtroppo.
Ma giustamente posta. L'altra è, hai fatto il servizio militare, oggi non c'è più, ne parlava ieri sera, ma l'idea, hai svolto, hai adempiuto i tuoi doveri nei confronti della polis. Però attenzione, le domande non si fermano qui. Aristotele stesso dice che dopo di queste domande si ascoltavano i testimoni, perché se non c'erano testimoni, poi si votava, se non c'erano testimoni si votava subito dopo che, ecco, la persona sottoposta a docimasia rispondeva, se aveva testimoni, se ascoltava i testimoni, se alla fine si votava. Se il voto era negativo, quella persona non poteva ricoprire la carica di acconte. Qui parliamo, lui parla di questa docimasia. E poi aggiunge che, dopodiché, ecco, il presidente dell'assemblea, questa quella dei magistrati, dei politici a venire di fronte alla Boulè, chiedeva, c'è qualcuno che vuole accusare, la parola è categorei, quest'uomo? Attenzione, la domanda in Aristotele rimane imprecisata, quindi fa pensare alla massima estensione, e che l'estensione fosse massima lo sappiamo anche da altre fonti. In particolare vorrei tornare a Eschine contro Timarco. Eschine contro Timarco. E qui stiamo passati alla docimasia dei retori, quelli che prendono la parola in assemblea. Timarco viene accusato da Eschine, dice lui ha fatto una cosa, ha preso la parola in assemblea quando aveva perso il diritto di farlo. E perché ha perso il diritto di farlo? Perché questo Timarco era un giovane molto discusso, da giovane era stato, il comportamento di questo Timarco era stato molto discusso, ma non si trattava di violazione delle regole che riguardavano appunto la polis, le tasse, o c'erano altre domande che riguardavano la religione, non mi sono dimenticata di dirvelo, però questa è privata, molto importante, a cavallo hai trattato bene i tuoi genitori. E poi sapete che ad Atene esisteva la gerontofia, il dovere dei figli di mantenere i genitori, che viene sempre interpretata come un segno di grande rispetto. Io ho sempre detto, ma se c'è bisogno di dire per legge questo, vuol dire che non succedeva spesso, che è un altro dei conflitti fra generazioni, fra padre e figlio, in genere fra generazioni, che noi tendiamo oggi ad attribuire alla modernità, alla perdita dei valori della famiglia, c'erano già allora, in un mondo completamente diverso. Comunque, allora gli chiedono queste cose. Ma nel caso di Timarco, non è solamente le pene per chi non manteneva i genitori, e la domanda, il problema è un altro, la domanda è un'altra, qual è stato il suo comportamento sessuale? Perché Timarco da giovane non era stato un prostituto, voi sapete probabilmente che la prostituzione femminile era necessaria per salvaguardare l'onestà delle altre donne, e non era vietata. Quella maschile era sanzionata, perché? Perché chi si vendeva assumeva di solito il ruolo dell'amato, un ruolo passivo che era indegno di un cittadino, e poi un uomo era, la prostituzione era appunto vendersi, non era concepibile, ecco, i valori della virilità di allora erano tali per cui. Quindi la prostituzione maschile era punita, ed era punita proprio tra l'altro con questo, con il divieto di parlare nelle assemblee. E questo Timarco da ragazzo, anche se non era, non si sa se fosse un prostituto, perché dovete sapere che ad Atene c'erano i registri dei prostituti maschi e femmine, perché pagavano le tasse, quantomeno le donne, gli uomini non sono sicuri, non era forse proprio un prostituto, ma era uno, forse se devo usare una parola che non uso mai, ma voglio dire, era come una escort maschile, cioè era uno che si accompagnava con uomini ricchi, dei quali riceveva dei regali, non era di professione, ma si comportava. Ebbene, perdeva il diritto di parlare in assemblea, tutta l'orazione di Eschine. Attenzione, ma c'è un'altra cosa interessante che ci fa pensare molto, sempre in questo andare avanti, entrare indietro, entrare avanti e indietro. Attenzione, un'altra cosa, Aristotele quando descrive la procedura della docimasia, vi ho detto, dice c'è qualcuno che vuole accusare, e non dice di che cosa, però vi ho detto di tutto, anche del comportamento sessuale, ma chissà di quante altre cose, perché c'è un passo di Dinarco che dice che coloro che aspiravano a ricoprire cariche pubbliche,
probabilmente questo vale anche per la docimasia delle regole, di costoro si scrutinava anche il tropos. Il tropos è il carattere, l'indole, il personale, quindi vedete come questa, la possibilità di parlare in queste pubbliche assemblee, data l'importanza della parola pubblica per le ragioni che Giorgio ci ha detto, guarda, eccetera, 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 era sottoposta a un esame che riguardava gli aspetti anche più intimi della vita privata, della vita privata. Ecco. E allora, ma la domanda è, ma siccome l'abbiamo sentito dire molto spesso questo, ma come indagare nella vita privata in una violazione della privacy, non c'entra niente? Attenzione, Eschine ci dice qualcosa, sentiamo cosa ci dice Eschine. E allora Eschine, andiamo avanti, salto qualche cosa perché sennò non vi lascio tempo, ecco, dice qui, Eschine non ha il minimo, non solo non ha il minimo, come dire, problema nell'accusare Di Marco di essersi comportato male sessualmente, vi ripeto, prostituto, no, quel che fosse un comportamento non approvato, ma ricorda con fermezza ai suoi ascoltatori questo, che denunziando il comportamento sessuale di provevole di uno di essi, compiva un'azione civicamente lodevole. Cito: accusandoti Marco, difendo tutti gli ateniesi perché contribuisco a garantire la morale pubblica. Cioè niente di più lontano dalla mente di Eschine e degli ateniesi che lo ascoltavano, che occuparsi e valutare la vita anche privata dei candidati alle cariche pubbliche, quelli che parlavano all'assemblea, fosse una violazione del diritto di riservatezza, quello che oggi chiamiamo il diritto alla privacy. Ecco. Quindi diciamo che così stando le cose, dobbiamo dire, siamo nel IV secolo naturalmente con gli oratori che abbiamo citato, diciamo che per un politico ateniese era buona regola avere una vita privata ineccepibile o quantomeno fare in modo che non si scoprisse che la vita privata non era proprio così ineccepibile. Ecco, io perché vi ho raccontato tutto questo? Come sempre, non è che noi pensiamo, chi si occupa di Grecia o dei Romani, pensiamo di proporre gli antichi come modelli, in particolare lo dico per i greci, che vengono sempre citati, non sono dei modelli, non possono essere dei modelli per noi oggi, perché non possono essere. Beh, però vale, quindi senza ritardi come modello, essendo, come dire, il popolo che si dice ha inventato la democrazia, quando parliamo di democrazia e di parole della democrazia, forse sapere come ragionavano i greci ci può aiutare e ci può orientare anche nel pensare e nel ragionare noi su questi argomenti. Grazie. Perché il suo discorso ci ha suggerito domande, spunti, riflessioni. Io mentre lei parlava pensavo a Foucault, che nelle lezioni sulla parresia vede nella parresia l'atto fondativo della politica. Quindi la politica non è senza la libertà di parola, ma la libertà di parola è un diritto, è un dovere ed è un atto coraggioso in un regime di isonomia. Perché è coraggioso? Perché chi prende la parola deve difendere e deve dimostrarsi degno della parresia di cui sta usufruendo. Quindi un coraggio nel parlare, che forse anche noi modelli dovremmo riscoprire. Ogni volta che parliamo dovremmo essere forse consapevoli di quello che diciamo e dobbiamo cercare di essere degni di questa libertà di parola che abbiamo. Giustamente citato Foucault, io non ho potuto citare, non solo Foucault, ma altri che avrei voluto citare. L'importante è anche perché queste, vedete, queste le cose che abbiamo, di cui abbiamo parlato, tocca dei temi, sono dei temi molto importanti. Il rapporto pubblico-privato, che qui Foucault, avremmo tanto da dire su Foucault, e anche, attenzione, il femminismo, perché il femminismo oggi è tanto denigrato, io non sono femminista, come se fosse una brutta parola, io non sono femminista, però. Dimenticando che è stata l'unica vera rivoluzione culturale fatta in Italia, secondo me, comunque. Il discorso pubblico-privato è il discorso diritto e giustizia.
giustizia, un altro discorso fondamentale, che, però ecco, quello che dicevo, questo ci aiuta a ragionare su queste cose. È molto interessante anche perché questo, il confine fra pubblico e privato, una volta si diceva che nel mondo greco c'era l'oikos e la polis, che non c'entravano proprio i valori dell'oikos, invece no, addirittura c'è chi dice che i valori della polis sono ispirati ai valori dell'oikos, ai valori privati. Quindi grazie di questa precisazione, sapete cosa dovete leggere oggi, se avete voglia, anche chi vuole leggere, e anche qualche opera delle femministe. Io ora vorrei lasciare la parola ad altri, avrei tantissimo da chiedere, però vorrei lasciare spazio 20 minuti, mezz'ora al prossimo incontro. Spero che ci perdoneranno se sforiamo di qualche minuto. Vorrei lasciare la parola a una collega che mi ha aiutato a preparare questo incontro e poi a un po' di ragazzi che vorrebbero soddisfare alcune curiosità. La professoressa Carmen Jesus. Allora, innanzitutto un grazie alla professoressa Cantarella per essere qui con noi, perché insomma, è la seconda volta che penso venga a conversare, e poi soprattutto per la sua facilità, no? Per la discorsività con cui affronta proprio attraverso la rubrica quotidiana, no? Del Corriere della Sera, una serie di temi che per noi i docenti sono sicuramente importanti, cioè servono proprio a creare attenzione per il mondo greco, no? E soprattutto in questo momento in cui insomma, la Grecia, che è tanto vicina a noi, no? Sta vivendo un momento molto particolare, anche se vogliamo di denigrazione sul piano europeo. Io leggevo insomma, il suo articolo, quello proprio pubblicato in occasione di questa difesa, di questa apologia, di questa nazione che ha dato tanto alla nostra identità europea e che oggi insomma sembra quasi essere diventata, non so, sinonimo di leggerezza, di una gestione anche piuttosto allegra della cosa pubblica. E io invece mi ponevo il problema proprio della timia, no? E quindi la timia come conseguenza alla, diciamo, ad una visione e una condotta, ecco, moralmente anche reprensibile, perché ho visto che insomma, la timia non riguarda la sfera privata, da parte di ne ha parlato, ma anche quella pubblica, quindi la timia è il risultato di una serie di reati che oggi diremo vanno nei confronti della pubblica amministrazione, peculato, no? Non so, la distrazione, la concussione. E allora, visto che questi ragazzi devono essere educati, no? alla legalità, alla dimensione proprio diciamo, della convivenza civile che si fonda sul rispetto delle regole, ecco, noi vorremmo un po' limitare questo gap fra antico e moderno. Ci può spiegare che cos'era la timia? Grazie. Voglio dire che ringrazio la collega per avermi confortato su quelle cosine che negli ultimi tempi ho dovuto scrivere quotidianamente sul Corriere, perché io mi vergognavo un po' di scrivere quelle sciocchezzuole così un po' superficiali, se vogliamo, ma però l'ho fatto per la ragione che ha detto lei, quindi sono felice ho pensato che comunque è bene fare conoscere i greci, cominciando da qualunque livello, anche da un livello molto, molto, molto divulgativo come quello, quindi la ringrazio. Devo anche confessare che non so più cosa scrivere, perché quella rubrica che faccio mi pare il sabato, che si chiama Benessere, lì non solo pretendono da 3 anni ormai un pezzettino, ma vogliono che sia legato al problema del benessere tipo le tinture, l'ultima era, non so se è già uscito o no, il trucco d'autunno. Come fa a scrivere sul trucco d'autunno? Per fortuna c'è Ovidio che mi aiuta, però non so più cosa scrivere. Se qualcuno mi manda qualche idea, se no devo interrompere la rubrica per esaurimento. La timia. Allora, la timia è una cosa estremamente interessante, anche se molto complessa, perché purtroppo non ha come per tanto. Allora, volevo dire un'altra cosa, scusa, prima di andare alla timia, la collega ha fatto un altro discorso molto interessante su questo
fatto che oggi c'è proprio questa cosa del disprezzo per i greci e per la Grecia. Per la Grecia moderna, attenzione, c'è stato un momento nel quale questo disprezzo per la Grecia ha toccato anche la Grecia antica, perché voi siete troppo giovani per saperlo, ma c'è stato un autore, un certo Martin Bernal, e che purtroppo poi ha avuto un seguito enorme a livello mediatico, giornali, libri, che ha scritto che alcuni decenni fa ormai, ma non è più tanto di moda, ma veramente è devastato secondo me gli studi sul mondo classico, ha detto, non so, i greci, noi non dobbiamo niente ai greci antichi, perché tutto quello che i greci, noi diciamo, ci hanno insegnato i greci, che va dalla filosofia, al teatro, eccetera, 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 lo viene dall'Oriente. Dall'Oriente, che sono altri due continenti, l'Egitto, quindi l'Africa e l'Asia. Era un momento nel quale, giustamente, si tentava di reagire contro un atteggiamento estremamente eurocentrico, se vogliamo, per cui tutto quello che gli altri continenti non avevano praticamente alcun merito nella conquista della civiltà, la civiltà veniva solo in Occidente, da noi in Europa, e questo portava a una superiorità, no? Colonizzazione, tutto quello che volete, sapete benissimo. Martin Bernal ha esagerato, ha detto che persino che Atena era nera, lì si chiamava Atena Nera, era una divinità egiziana, e persino Socrate era nero. Vi voglio raccontare un episodio al quale mi sono trovata allora negli Stati Uniti. Questo libro era diventato, i ragazzi afroamericani giravano nei campus americani con il libro sotto il braccio. E una volta nell'università di Wesley, una delle università più famose, i professori avevano organizzato una proiezione dei film storici più brutti, e c'era Cleopatra con Elizabeth Taylor, punta e disunta, adesso voi non avete visto questo film, ma era bianca. Beh, lo sapete che gli studenti hanno inscenato una manifestazione di protesta perché hanno detto che era nera e che era eurocentrismo, per dirvi l'impatto che questo ha avuto. Allora, a questo c'è stata una reazione, un grande storico è intervenuto, Arnaldo Momigliano, grande storico veramente, e Arnaldo Momigliano ha detto, ma sì, ma certo, è chiaro che i greci non è che hanno inventato, neanche la storia, dice, ti dico che ci hanno detto, diceva Momigliano, che la storiografia l'hanno inventata in Oriente, eccetera. Lui dice, sì, ma un conto è fare un elenco degli avvenimenti, e un conto è fare quello che fanno Erodoto, Tucidide, cioè sviluppare un metodo scientifico, no? Quindi c'è un elenco, parla di anche per quello che gli apporti che vengono dall'Oriente, parla di rielaborazione creativa. E io questo credo che sia importante, perché nel difendere i greci ci dobbiamo anche ricordare, cioè se ci dicono, ma questo viene, è vero, non è che noi in Europa e i greci abbiamo inventato tutto. Pensate alla mitologia, pensate alle favole del Goa, vengono tutte dall'Oriente, ma vengono rielaborate in una forma per cui possiamo continuare, dobbiamo continuare a dire che la nostra civiltà deve moltissimo alla Grecia. Questo, perché intanto ho sentito negli ultimi settimane tirare fuori di nuovo questa cosa che allora è eurocentrico, no, non siamo eurocentrici, ci diciamo. L'atemia è un'istituzione molto interessante, perché ci sono varie forme di atemia, per cui c'è l'atemia, un grande studio, ecco, io vorrei dire per chi avesse interesse, chi se ne è occupato, soprattutto, io sono storica del diritto, non sono una storica generale, sono storica del diritto. Infatti, per quanto penso che sarete forse sorpresi, studenti, io ho sempre insegnato nella facoltà di legge, perché ho studiato nella facoltà di legge e poi ho sempre insegnato nella facoltà di legge. Però naturalmente il diritto non è un settore separato, il diritto è collegato, il diritto è parte della cultura, quindi ovviamente bisogna ampliare. Allora, però l'atemia è stata studiata in particolare dai, come dire, il padre del diritto greco in Italia. Il padre del diritto greco in Italia è un interessante studioso che era laureato, lui sì, sia in lettere che in legge, si chiamava Ugo Enrico Paoli. Ugo Enrico Paoli ha scritto
scritto dei bellissimi saggi, intanto per esempio sulla famiglia, su tantissime cose, ma sulla cittadinanza e in particolare sull'atimia, distinguendo i vari livelli di privazione dei diritti civici che l'ordinamento stabilisce, che non posso starvi a dire che sono anche controversi, però l'importante è questo, la polis ateniese riconosce uguali diritti a tutti, ma si mantiene, ma tra le sanzioni che vengono poste, che vengono previste, attenzione, sia per i comportamenti pubblici, non aver fatto il servizio militare, tutta una serie di altri comportamenti di questo genere, dei comportamenti privati. A seconda della gravità del comportamento, la timia era più o meno forte. Per esempio, la timia per coloro che non mantenevano i genitori era pesantissima, ecco, per dirne una, e comportava, poteva comportare, arrivava all'esclusione, vedete, la timia parziale, la timia di cui parla Eskin è parziale. Tu vivi in città ma non puoi partecipare all'assemblea, oppure anche quella di Arconte, tu vivi qui ma non puoi fare l'Arconte. La timia totale vuol dire che tu te ne devi andare all'estero. E se ne vai all'estero non puoi più rimettere piede sulla terra patria. Vi faccio un esempio interessante. Pensate, se un ateniese aveva ucciso, aveva commesso un omicidio. Allora voi dovete sapere, questa è un'altra cosa importante, a proposito parlavo prima della nascita in Gorgia, no? Dicevo Gorgia è quello che arriva a teorizzare la volontarietà e l'involontarietà dell'atto, e quando l'atto è involontario non sei colpevole, non sei, vengono messe le basi del diritto moderno, dell'etica, i principi etici e giuridici fondamentali. Ma la cosa comincia ben prima, comincia già in Ulisse, comincia già nell'Odissea, perché Ulisse, per esempio, quando punisce i suoi dipendenti alla fine dell'Odissea, mentre uccide tutti i proci indistintamente, perché lì è un fatto di vendetta e di onore, deve difendere il suo onore, quindi li uccide tutti, buoni e cattivi, ce n'erano alcuni che erano meno pessimi degli altri, o cercavano di sembrarlo, quando punisce i suoi dipendenti, punisce solo quelli che, attenzione, hanno agito ma non anche, non per necessità, non perché costretti, perché nell'amministrazione della giustizia privata per primo pone il problema del fatto che sei responsabile solo degli atti che hai commesso colpevolmente, poi ci sarà un termine che è amartema tecnico, amartema, amartia, degli altri non rispondi. Allora, questi principi che Ulisse comincia ad affermare nell'amministrazione della giustizia domestica vengono poi, diventano principi cittadini. È interessante perché guardate che ci sono tanti, ci sono più collegamenti di quello che siamo soliti pensare tra il periodo storico documentato, ultimo documentato dai poliomerici, che come sapete documenta vari momenti storici, e la nascita della polis. La prima legge ateniese qual è? Quella di Draconte sull'omicidio. Siamo nel 621-620. Se andate ad Atene trovate un ceppo del museo, un cippo del museo epigrafico, nel quale c'è una copia del 409-408 a.C. di questo documento. Fa impressione, perché ma com'è qui? È stata copiata nel 409-408, se la vedete voi restate male perché non riuscite a leggere niente, voi, perciò ci sono delle trascrizioni degli epigrafi. Bene, questa legge stabilisce la pena, una pena diversa per l'omicidio volontario e involontario. Omicidio volontario, involontario, esilio, atimia totale e vai all'estero. Se una persona che era stata già condannata per atimia totale commetteva un altro delitto, pensate che veniva giudicato in un tribunale apposito, tornava e commetteva un altro delitto, che non stava sul territorio perché lui poteva contaminarlo, stava su una barchetta al freato e i giudici stavano sulla terra ferma e lui addirittura, pensate, non poteva neppure buttare l'ancora per ancorare perché avrebbe contaminato il fondo del mare, ma comunque per dirvi il rigore di questa atimia totale che comportava del proprio come, non so come dire, non esiste più proprio, ecco, sei un essere, c'è interessante perché ci sono anche implicazioni religiose, perché sei portatore di miasmatico, sei infetti qualunque cosa.
Va bene, scusate, ho parlato troppo, però non lascio spazio a altre domande. Mi fa così piacere sentirla che rimarrà il cuore ad ascoltarla. Allora, io vorrei lasciare la parola ai ragazzi. Chi vuole intervenire per primo? Nikos, tu vuoi? Della parola pubblica? Sì, oggi nell'antichità in generale. Cerco di capire meglio la tua domanda. Tu avresti una parola alternativa che preferiresti usare? No, mi piace questa, scelto questa. Sì, è una domanda intelligente. Allora ascolta, no, hai colto un punto importante. È chiaro che il significato del pubblico oggi e allora è molto diverso, soprattutto con riferimento alla parola. Infatti io mi sembrava, hai colto un punto. Io mi ero posto questo problema, perché quando parli di parola pubblica, è chiaro che prima, nel mondo ateniese la parola pubblica era quella che tu esercitavi in questi due o tre posti, no? Insomma, se ne è. Beh, oggi hai ragione. Oggi la parola pubblica è molto diversa, perché non è solamente quella del politico che parla al Parlamento, ma è quella del politico che parla nel dibattito televisivo, del politico o del privato che parla i media di oggi danno un confine, uno spazio al pubblico che è radicalmente diverso. Quindi ecco, Nico, ti ringrazio, perché no, hai colto un punto. Io mi ero posta questo problema e ho detto come lo affronto? Lo affronto semplicemente spiegando che io parlo di quello di allora, ma è chiaro che quello di oggi è radicalmente, certo, completamente. Ma posso dirti una cosa? Questo rende il problema ancora più grave, molto più grave, perché l'attenzione al buon uso e al cattivo uso della parola, togliamoci il pubblico, della parola in tutto, che viene trasmessa attraverso i media di comunicazione di ogni genere, preso Twitter, che io non uso, non conosco, perché non, no, perché no, perché non lo so, perché forse perché... No, perché secondo me se cominci io perderei troppo tempo, ma forse, non lo so. Ecco, no, non perché è troppo pubblico, sì, il pubblico oggi non ha più confini, e questo è vero, hai fatto una domanda molto intelligente, io l'ho evitata apposta. Grazie. Superano il limite che la parisia dovrebbe porsi autonomamente, credo, almeno il limite che chi gode della parisia da solo sa non porsi. Certo, ma come li impone pubblico in altro modo? Questo è un altro problema, che io non ho affrontato. Sarebbe stato bello, avere un confronto con qualcuno che sia esperto di questo oggi, che ci vuole un filosofo, ecco, non direttore. Va bene, c'è la parola ad Antonio. Buongiorno. Allora, se pensiamo alla poesia, diciamo, alla parola poetica nel mondo moderno, pensiamo comunque a una poesia che ha carattere intimistico e individualistico, mentre noi sappiamo che nel mondo greco antico ci sono stati numerosi casi in cui questo ovviamente non è avvenuto. Penso al poeta Alceo, ad esempio, diciamo, per quanto riguarda la parola poetica, che diventa parola politica nell'ambito di Lesbo, oppure addirittura anche dell'oratore Demostene, nel quale addirittura molti hanno scorto una venatura poetica nella ardidezza delle sue metafore, delle immagini fantasmagoriche che egli ci ha fornito. Ecco, le volevo chiedere, secondo lei, in che misura nel mondo della cultura letteraria della Grecia antica, la parola poetica diventa parola pubblica? Beh, la parola poetica, c'è stato un momento nel quale la parola poetica era la sola parola pubblica, ovviamente Omero. Non dimentichiamo la tua domanda, anche questa è una domanda intelligente. La civiltà greca era una civiltà orale, quindi la parola pubblica era in Omero, era l'unica, ma poi anche dopo le
funziona della scrittura, la parola rimane pubblica, ma non pensa ai lirici anche, no? Ma io penserei non solo alla parola poetica, pensa alla storiografia, leggevano, no? E quindi la parola pubblica in Grecia, tu mi chiedevi però in che limiti anche la poesia. Sì, la poesia è parola pubblica in Grecia. Vuoi dirmi con questo? Io ho usato, forse avrei dovuto dire la parola politica? Ecco, la parola politica. La parola pubblica, la parola politica non è la sola parola pubblica nel mondo greco, perché hai ragione, bravo. Hai ragione anche tu. Tante, non solo la parola politica, ti ripeto, la civiltà greca rimane una civiltà orale per molti secoli nonostante tutto, e la parola teatrale, il teatro. Per carità, il teatro è parola pubblica per eccellenza, direi, certo, tutto, è una civiltà orale, rimane una civiltà fondamentalmente orale. Io vorrei sentire una parola femminile, Gabriella. Né pubblica né privata. Dopo diversi saggi sul diritto, per l'appunto, ha pubblicato anche degli scritti che. Va bene, dopo dei saggi sul diritto, ha pubblicato degli scritti anche sulla condizione della donna, se vogliamo, in Grecia e a Roma, che poi ho avuto il piacere di leggere. Volevo sapere, oltre a un interesse personale, magari c'è anche una convinzione che possa essere utile, perlomeno in questo periodo. Allora, scusa, se ho sentito bene, tu dici se gli studi conoscono la condizione delle donne greche, può essere utile in una prospettiva moderna? Sì, può essere trasportato in un argomento attuale. No, io direi, ecco, io grazie di questa domanda, io risponderei allargando un filo la tua domanda. Sai perché? Penso possa essere utile se paragonata alla condizione delle donne romane. Pensiamo alla condizione delle donne, diciamo, antiche, come si suol dire, spesso unificandole. Allora, secondo me è molto importante paragonare la condizione delle donne greche alla condizione delle donne romane, perché ci insegna varie cose. Allora, l'atteggiamento dei greci nei confronti delle loro donne, insomma, bisogna dirlo, non si deve negarlo, era di una estrema misoginia. Erano inferiori, non vi sto a raccontare quello che diceva il buon Aristotele, non vi sto, che lo sapete benissimo, non avevano il logos, non avevano la capacità di agire, tutte queste cose. Dal punto di vista dei diritti praticamente non ne avevano. Il loro ruolo non era neanche il ruolo materno, erano solo delle riproduttrici di corpi fisici di cittadini, perché la riproduzione del cittadino non toccava alla madre, per la verità non toccava neppure al padre, perché toccava all'amante, ma questo è un altro discorso che ci porterebbe, il discorso sulla pederastia, ma comunque quello che adesso ci interessa è non toccava alla madre. Anche perché la madre poi era donna, non studiava, non. Adesso pare che potesse andare al teatro, questo è molto interessante, pare che potesse andare al teatro, ecco, ma comunque non aveva un ruolo assolutamente di educazione, non era come l'educatrice. Risultato, la condizione delle donne ad Atene rimane praticamente immutato, è solo con l'età ellenistica che le cose cambiano, eccetera. A Roma, dove l'atteggiamento era molto meno misogino, le donne, col passare dei secoli, si emancipano. Allora, perché le donne si possono emancipare? Beh, ci sono due ragioni, fondamentalmente. Una è di carattere patrimoniale. A differenza delle donne greche, le donne romane ereditano. Pensate che già nelle 12 tavole, ma forse anche prima, se un pater familias muore, ha un maschio e una femmina, il patrimonio si divide al 50%, avevano la stessa quota dei maschi. Erano sottoposti a tutela, ma poi col tempo già l'età di Flavio la tutela è sparita, e potevano poi a un certo punto ereditare addirittura anche sia dal padre, dalla famiglia paterna, che da quella del marito. Risultato,
classi privilegiate delle donne ricche. Le donne hanno l'autonomia patrimoniale. Secondo, le donne romane studiano, le donne romane è l'istruzione, perché anche l'autonomia patrimoniale senza l'istruzione non avrebbe consentito alle donne romane di emanciparsi, e le donne romane hanno queste lotte per cui si emancipano. Acquistano una quantità di diritti, sul piano dei diritti privati, all'età di Augusto hanno praticamente i diritti dei maschi. E acquistano a questo punto un ruolo molto importante anche politicamente, perché sempre indiretto, perché a volte sono le madri che finanziano le campagne elettorali dei figli. E voi sapete, siccome nel mondo romano la donna romana educa i figli, ma non li educa quando sono piccoli, lo sapete, nelle classi alte. Li educa dall'adolescenza in poi e gli educa i valori dei padri, valori maschili, quindi la buona matrona è quella che fa questo. Ha però, ecco, si parlava ieri di Edoardo Colombo, il diritto premiale. C'è un diritto premiale, non è un diritto. Se tu hai educato, se tu svolgi bene il tuo ruolo di matrona, di moglie perfetta, di madre, ed educhi i tuoi figli e poi magari lo aiuti anche se lo aiuti economicamente, e questo diventa, tu sei la madre di Cornelia, madre dei Gracchi, no? Siamo nell'epoca un po' precedente. Quindi la donna romana viene ricompensata, se la donna greca non viene ricompensata. Ci possiamo proprio agganciare al discorso di Colombo ieri. La punizione da sola lascia le cose come sono. Il premio, se tu ti adegui alla regola, potenzia l'aspetto della regola. E così succede a Roma. Però ecco, c'è un problema. Qual è il problema? È un problema, ecco, tu mi parlavi di oggi. È un problema che è stato molto forte fino a qualche decennio fa. Noi donne, le donne romane che hanno, siamo state abituate, siamo diventate, uso la parola non nel senso cattivo, complici degli uomini. Cioè siamo noi che abbiamo trasmesso ai figli, maschi e femmine, questa divisione dei ruoli per cui la figlia ma il maschio fa quello, se c'era la possibilità studiava solo il figlio maschio. Ma dico di più, io sono rimasta colpitissima. Ma questo pochissimi anni fa, 4 o 5 anni fa, ero su una spiaggia e ho visto, c'erano due ondine che erano alte come questo gradino, e c'erano una mamma giovane con due bambini, maschio e femmina. Il maschio va in mare, la bambina va in mare e lei dice tu non puoi andare, lei dice ma perché lui è andato, ma lui è un maschio. Io sono rimasta senza parole, una sciocchezza, ma però questo ormai è sparito. Ma ancora mia madre, ma anche oltre, hanno trasmesso alle donne i valori maschili. Ecco, allora questo perché ci deve, può essere interessante oggi? Beh, oggi abbiamo capito e non lo facciamo più, quasi mai, tranne questa giovane madre alla quale io mi sono proprio dovuta trattenere per non dire ma perché dice un po' così, ecco. E quindi ecco, io penso che da questo punto di vista, ho cercato di dirlo molto più sinteticamente possibile, possa essere interessante, ci possa aiutare a ragionare. Grazie mille. No, detto questo posso aggiungere una cosa. Io non credo neanche che, qui entriamo in un discorso troppo difficile, i valori maschili e femminili, quali sono? La teoria della differenza sessuale, qui entriamo in un discorso complicatissimo, qualche anno fa è diventato di moda questo. Pensate che c'è l'articolo 3 della Costituzione, di cui si parlava ieri, tutti i cittadini sono uguali senza differenza di sesso, beh, è stato contestato, perché c'è differenza di sesso, come dire, ma l'articolo della Costituzione non è descrittivo, è prescrittivo, non dice che noi siamo uguali agli uomini, dice che dobbiamo avere gli stessi diritti, ma questo era nel momento della grande diffusione, un po' esagerata, della teoria della differenza. Per cui noi donne siamo, io sono contraria a questo, ontologicamente diverse dagli uomini, no. Noi lo siamo per ragioni culturali, per tante ragioni, per cui ecco qui sarebbe interessante, ma non lo possiamo fare, però ci potete pensare, il discorso sui valori femminili. Allora, per esempio, io non sono tanto ottimista. Se il mondo lo governassero le donne sarebbe,
piacerebbe tanto, non sono sicurissima, perché poi alla prova del potere, ancora oggi, le donne non è che si comportano molto diversamente, perché non è ontologica la differenza tra i sessi, è dovuta al contesto. Chiudo la parentesi. Quando sono al potere fanno proprio un discorso maschile, sicuramente per quello credo. Siamo di nuovo, però allora torniamo al discorso di prima, purtroppo è così, certo. E per cui, per esempio, io so che dico una cosa impopolare, ma io il voto a donna non lo capisco, perché io voto una donna che abbia le mie idee politiche, ideali, abbia i miei ideali, che voglia fare. Se una donna non è che siccome donna devo votarla così, quindi è. Lo so che è impopolare, perché adesso noi abbiamo avuto questo discorso ultimamente con l'elezione di Pisapia. Era un uomo, ma insomma, era meglio una candidata donna. Mi trovo perfettamente d'accordo. Io vorrei cavare lo spazio per un ultimo breve intervento. C'è una ragazza, Virginia? Stai finendo. Ah no. Stiamo riflettendo su quell'interrogatorio che facevano prima i greci, prima di... diceva sia. E riflettevo, ora nel presente, perché non... Cioè, potessimo scegliere noi i candidati, no? Parliamo dei politici della docimasia. La docimasia dei retori è un po' diversa, perché vedi, se noi potessimo scegliere i candidati, non ci sarebbe più la docimasia, necessità della docimasia dei retori, di quelli che parlano in Parlamento, perché essendo una democrazia indiretta, noi abbiamo esercitato il nostro potere di controllo prima. Quindi credo che giusto, sarebbe bene che noi potessimo esercitarlo giudicando il tropos della persona, no? L'indole della persona, il suo carattere, il suo passato, i suoi progetti, i suoi progetti, soprattutto politici, ma oggi lo dobbiamo fare, io credo che il modo di farlo sia questo, darci la possibilità di scegliere i candidati, in modo che dovrebbe funzionare un po' meglio comunque. Ci basassimo come gli antichi greci sulla vita privata per scegliere i nostri politici, penso che insomma non sarebbe male, vedremmo insomma un certo cambiamento nel panorama politico attuale. Va bene, siamo ormai fuori tempo massimo, io vorrei di nuovo ringraziare la professoressa Cantarella. Yeah.